I primi risi che sono arrivati in Italia avevano una forma tondeggiante, quelli che sono noti col nome originario, proprio perché erano gli originali, quelli che gli italiani hanno cominciato a conoscere alle prime introduzioni della coltivazione di riso. Questo riso, l'originario, è stato coltivato fino all'inizio del Novecento. Dopodiché in Italia abbiamo scoperto gli incroci e in questo modo siamo riusciti a plasmare il nostro riso verso i gusti del consumatore che per quanto riguarda l'Italia sono andati verso grani sempre più grossi. Infatti ci siamo spostati verso i risi a granello un po' più allungato, quelli che noi abbiamo chiamato semifino o granello medio, come il Vilone Nano, il Maratelli. Poi ci siamo spostati verso i granelli ancora più grossi, quelli che abbiamo chiamato fino, tipo il Sant'Andrea, l'Europa, Razza 77, fino a completare il nostro sviluppo di nuove varietà verso il riso a granello ancora più grosso, come l'Arborio, il Carnaroli, il Baldo, il Roma. Ma i risi più famosi in Italia e nel mondo sono quelli da risotto. E il riso da risotto più famoso di tutti è il Carnaroli, che è conosciuto come il re dei risotti. Carnaroli ha un bel granello grande e soprattutto ha l'amilosio alto. Infatti il granello di riso è costituito principalmente da amido, ma ci sono due tipi di amido, l'amilosio e l'amilopectina. Più è alto l'amilosio e più il riso tiene la cottura. Carnaroli è un riso che non era molto coltivato in Italia perché è difficile coltivarlo, ma la qualità del suo granello ha fatto sì che le coltivazioni si estendessero, aumentassero e questo riso potesse diventare veramente importante e molto conosciuto anche ai consumatori. Non si pensa mai che il riso è una materia viva e che nel sacchetto rischia sempre di portarsi un po' di umidità, dunque eventualmente di portarsi anche degli odori, dei profumi. Molto bello è giocare un pochettino senza impegnarsi troppo, aprendo un pacchetto, se è sottovuoto vi ripeto meglio, di portarlo al naso e di sentire un attimino quelli che sono i profumi, ok? Dunque, sicuramente un riso lavorato avrà questi profumi, un pochettino suoi aromatici, no? Sa un po' di riseria, sa un po' di queste farine, un po' di queste cose qua, profumo molto di paglia, un pochino di fieno, qualche cosina di spezia. E poi proprio questo suo sentore tipico proprio della lavorazione, molto, molto interessante. Si può passare anche attraverso, giocando un pochettino con i sensi, ad esempio chiudendo gli occhi, al tattile, no? Un riso lavorato e sicuramente avrà una superficie sul chicco più a brasa, più consumata, no? Dunque sicuramente lo si sente un po', si sente un po' questa farina di lavorazione, questo talco che rimane sempre anche sulle mani. E si sente la ruvidità del chicco, cosa ad esempio che nei risi grezzi o appena appena sfiorati, e vi dicendo, rimane molto più percettibile questa superficie più liscia, più oleosa, ok? Anche perché gli oli essenziali cercano di uscire fuori. Ok, adesso parliamo della degustazione olfattiva e gustativa da cotto. Dunque noi in questo caso già possiamo vedere che il nostro riso che abbiamo fatto bollire ha perso dell'amido, dunque è più o meno opalescente. L'acqua della sua bollitura ha ricevuto un po' di amido. Molto bello vederlo fumare su questi fumi, uno può proprio metterci il naso sopra, e tanto spesso il riso bollito non porta dei profumi particolarmente piacevoli, floreali, vi dicendo, anzi, porta tutti quei profumi che sono legati un pochettino al minestrone, no? Alla patata bollita, al sedano bollito, alla carota bollita, fino a delle cose particolarmente poco profumate, alla trippa in bianco stufata, questi profumi un po' ancestrali, un po' strani. E poi si fa la degustazione gustativa, come vi ripeto, come nei vini, no? Dunque lo portiamo in bocca, magari porto dell'aria, lo tengo sul palato e poi inizio a masticarla. Dunque, la prima cosa che sento tanto spesso, una cosa che a me piace molto, una sensazione leggermente acida, elettrolitica, che porta un pochettino l'acqua che è uscita, e l'amido che è uscito fuori dal chicco. Poi si sente ovviamente sulla pressione dei denti, si sente se ha tenuto la cottura e possiamo a questo punto qua anche cronometrare i minuti di cottura di questo riso.
e possiamo anche fare qualcosa in più, lasciarlo magari lì 5 minuti e vedere se il chicco tiene anche la cottura. Vi ripeto, tanto spesso un riso bollito non è il risotto, il lavorato, dunque tanto spesso non ha quel buono che ha tutto quello che viene addizionato poi con le materie che vengono, che arricchiscono i risotti. Io direi che questo carnarola è un riso discretamente buono, ha tenuto la cottura, credo che siano 12-14 minuti di cottura più o meno. Ovviamente, come vi dicevo, sia cultivar che terreno che altre condizioni determinano la cottura o comunque degli elementi che vanno in cottura.